Bentrovati in questo nuovo video tecnica. Oggi vi parlerò dei ganci per pendenti, quali sono le varie tipologie di ganci per pendenti e come utilizzarli. Allora, di ganci per pendenti ne esistono talmente tanti che diciamo è impossibile non sentirsi spaesati nella loro scelta, soprattutto se ci troviamo all'inizio. Proprio per questo vi mostrerò una piccola panoramica sulle varie tipologie di ganci esistenti, così per parlarvi un po' delle caratteristiche, ma farvi vedere anche come applicarli, come utilizzarli. Allora, principalmente diciamo si suddividono in 5 gruppi e ora lo andiamo a vedere uno per uno. Allora, il primo gruppo è caratterizzato dai ganci per pendenti con la solina, il classico design, eccoli qua, sono questa tipologia di gancio. L'anellino è saldato e sono disponibili in varie misure e finiture, ad esempio dalla classica argentata, la dorata, rame, abbiamo vari design, decorati, in gunmetal, anche questo modello è disponibile anche in argento 925. Allora, come vi dicevo, questi hanno l'anellino saldato, quindi per essere montati abbiamo bisogno di anellini e delle pinze. Non rimane che aprire l'anellino e collegare il pendente al gancio in questo modo e chiudiamo. Ed ecco qui, questa è una, diciamo, delle tipologie più utilizzate di ganci per pendenti. Il secondo gruppo sono i ganci per pendenti con gancini interni. Allora, anche questi ne esistono di diverse finiture, di diverse misure e tipologie, da quelli più lisci a quelli decorati. Applicare questi ganci è semplicissimo, abbiamo sempre bisogno della pinza. Prendiamo ad esempio un pendente. Se non c'è spazio, lo allarghiamo un po' e chiudiamo. Per questi ganci, per applicarli, basta fare una leggera pressione con le pinze, come abbiamo visto in questo caso con le dita, e il gancio si fissa. In questo gruppo abbiamo questa tipologia di gancio per pendente che, diciamo, è specifica per questa briolette della Swarovski, la 6012. Ora vi faccio vedere. Basta allargare sempre un po', ecco qui. Un altro gruppo sono i ganci per pendente da incollo, questo è un esempio, questo modello è disponibile anche in altre finiture nel nostro sito, e questi ganci sono ottimali ad esempio per le creazioni in sotage o per le creazioni embroidery, come ad esempio vedete in questo caso. Basta incollarli con una semplice colla da bigiotteria. Stessa cosa per questi ganci, per questo gancio dedicato alle perle mezzo foro. Con un po' di colla la perlina può diventare un pendente. Ora un'altra tipologia, che sono i ganci per pendenti specifici per i pendenti donut, ossia per questa tipologia di pendenti con il foro al centro. Nel nostro sito, nel nostro catalogo, ne trovate varie tipologie, in vetro, in pietra dura, in lava. Questi sono i principali modelli e nella scheda specifica di ogni gancio trovate indicazioni dei pendenti adatti, insomma dei pendenti da poter abbinare. Montare questi ganci è semplicissimo, ad esempio questo modello non c'è bisogno proprio di far nulla perché si incastra da sé, oppure in questo caso utilizziamo questo gancio in questo modo.
l'ultimo gruppo che vi voglio mostrare sono i ganci per pendenti foro largo, e questi ganci li potete prendere in considerazione se avete necessità di lavorare con cordoni molto grandi oppure di creare delle creazioni multifilo. Abbiamo ad esempio questa tipologia qui. Nel sito, nel nostro catalogo, trovate sempre vari design. Questi hanno un foro interno di circa 4 mm e vedete, si adatta benissimo ad un cordoncino di diametro 3-4 mm. Oppure abbiamo questi grandissimi con un diametro di circa 16 mm e questi possono essere ideali per lavorare con cordoni grandi come la climbing cord, creazioni multifilo o anche per fare le famose collane foulard. Tutte queste basi di ganci per pendenti che vi ho mostrato naturalmente possono essere montati in varie, seguendo vari design. Ad esempio possono essere utilizzati con una catenina, come in questo caso, oppure con un cordoncino di cuoio, di cotone cerato o di tante altre tipologie. Come avete potuto vedere, c'è un vero e proprio imbarazzo della scelta per quanto riguarda i ganci per pendenti. Diciamo che la prima cosa da seguire è insomma il nostro gusto personale. Poi l'unica cosa però che dobbiamo tenere conto è la grandezza o la misura del pendente nel caso in cui ci ritroviamo a lavorare con pendenti estremamente grandi e pesanti, come ad esempio in questo caso un pendente di petradura in quarzo rosa molto grande, quindi abbastanza pesante. E qui oltre a scegliere l'estetica del gancio, quella che preferiamo di più, vi consiglio anche di riflettere sulla misura del gancio che andate a scegliere. Ad esempio qui vi riporto due esempi. Naturalmente per un pendente così grande andate a scegliere questa tipologia di misura, che è di circa 15 mm, e non una misura così piccina di gancio per pendenti, che invece può essere più adatta per un ciondolo più leggero e piccolo, come in questo caso. Il nostro video è terminato, spero di avervi dato una buona panoramica insomma su questa categoria di componenti, e per qualsiasi cosa sapete che tutto lo staff di Hobby Berlina è a vostra disposizione. Ciao!